qualche goccia. Adesso dobbiamo scrivere la data, il prelievo e il luogo. Questo insetto salta. È bianco. Non l'ho mai visto. Questo blocco di roccia grosso. Adesso lo portiamo. Dobbiamo portarlo almeno in due o in tre fuori. Vai. Molla. Molla così. Il problema è che qui c'è roccia. Infatti, secondo me conviene allargare da qui. Sotto è largo. La temperatura dell'acqua è 14 gradi e 9. Una volta prelevata questa, andremo a prelevare anche la temperatura della grotta. Visto che la grotta si trova molto vicino a questa sorgente, poco più in alto, se la sorgente con la grotta sono collegate fra di loro, è molto probabile, visto la vicinanza. Da qui esce un bel flusso d'aria fredda e la temperatura è intorno ai 13 gradi e 2. 15 metri. Stiamo tentando di passare giù. 13 e 1, quindi leggermente inferiore rispetto a quella della sorgente, come ci si dovrebbe aspettare. Molto stretta, praticamente dovrebbe essere una condotta. La temperatura esterna oggi è di circa 28 gradi all'ombra. Cercando di andare avanti. Siamo nella zona di Sardori e un po' di tempo fa abbiamo individuato questa frattura dove adesso stiamo lavorando. Siamo a poca distanza dal canale, stiamo cercando di scavare, di togliere tutti i detriti che ci sono nel fondo di questa bella frattura dove circola anche un po' d'aria, perché speriamo di intercettare il corso d'acqua che dovrebbe passare qui, magari a 30-40 metri di profondità, visto che siamo poco distanti dalla stazione di pompaggio del comune. Tira! Tiro! Ok! Incastrato! Incastrato! È arrivato? Datemi il via, eh. E tira varia e il passaggio è stretto. E ci sono molti spazi larghi fra un masso e l'altro.
Secondo me bisogna allargare la parte finale. Sulla destra. Sì, in 3 metri siamo sotto, Bisogna tirare ancora il materiale, può essere che non sia ancora lontano. Perché si intravede un cunicolo, quindi è possibile che sia lì la soluzione.